qualche volta dicono fatti fatti tuoi, invece qualche volta dicono no, tu devi fermarlo, devi, se scavalcano devi fermarlo, alcuni dicono no, fa niente, non fare nulla. Noi guadagniamo, c'è una tariffa fissa fondamentalmente, a Napoli sono 30. La maggior parte degli steward che si trovano negli stadi non sono degli steward locali, tutti di Napoli, Pescara, Bari, queste rischiamo di essere picchiati per 3 euro all'ora. Negli stadi italiani gli steward devono garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli spettatori. Molto spesso rischiano l'incolumità, ma sono anche accusati di non vigilare con efficienza. Siamo andati a chiedergli quanto guadagnano e in che condizioni lavorano. Faccio lo steward da meno di un anno. Principalmente lavoro a Roma, sono andato a Verona e a Milano. Guadagniamo, c'è una tariffa fissa fondamentalmente, a Napoli sono 30, mentre invece per il Paradosso e Castalerno sono 25, a Castellammare sono 25, Cava dei Tirreni sono 25, di meno. E se andiamo a Milano, per quanto riguarda il guadagno, sono 60 euro, a Verona 60 euro, a Roma 40. Le ore aumentano, non sono mai quelle prestabilite, non sono mai 8, sono sempre più di 8. Per arrivare a Verona a Milano ci mettiamo anche più di 8 ore. E calcola che il cibo dobbiamo portarlo da casa, calcola che i pullman, le condizioni igieniche dei pullman non sono proprio quelle ideali, sono più di 24 ore di lavoro quando andiamo praticamente in trasferta, quando andiamo a Verona, quando andiamo a Milano, tu devi considerare che la giornata la butti via così. Circa 3 euro all'ora fare questo tipo di mestiere, chi te lo fa fare? Me lo fa fare la necessità, perché comunque non c'è... Il discorso è sempre lo stesso, non c'è lavoro. Ci sono persone che con questo tipo di lavoro praticamente sostentano la famiglia. La maggior parte degli steward che si trovano negli stadi non sono degli steward locali. Tutti di Napoli, Pescara, Bari, queste Napoli ci sono la Manpower Group e l'MFC. Fanno dei contratti a intermittenza, indeterminata intermittenza, con un obbligo contrattuale di 2 anni. Dopo aver fatto un corso gratuito di 6 ore? Noi abbiamo fatto una formazione, ma è come se fosse nulla praticamente, perché ti spiego perché. Sono 3 giorni di corso, di cui uno lo puoi saltare, sono 2 ore al giorno, dove non ci viene insegnato praticamente nulla. Noi non saremmo preparati a fronte di eventi pericolosi che possono tranquillamente avvenire in uno stadio di calcio. Buttata giù per le scale a San Siro e non fu assicurata. Lei non voleva che venisse portata all'ospedale, perché poi il pullman sarebbe partito per Napoli e lei non aveva nessuna assicurazione di tornare a Napoli, assicurazione di cure, di qualcosa pagato. Infatti questa ragazza se ne andò dopo questo evento. Quando noi facciamo la doppia, sarebbe praticamente una partita, che ne so, il sabato e una partita la domenica, se tu vuoi farle entrambe e vuoi pernottare, il pernottamento lo paghi tu. Qualche volta dicono fatti fatti tuoi, invece qualche volta dicono no, tu devi fermarlo, se scavalcano devi fermarlo, alcuni dicono no, fa niente, non fare nulla. Noi nella pratica spesso è capitato che non abbiamo agito. Se voi in questi casi insistete, rischiate di essere picchiati? Se siamo più insistenti, sì, rischiamo di litigare con i tifosi, sì. Rischiamo di essere picchiati per 3 euro all'ora.